Parliamo dell'impastatrice ESMAC, della SPI. Allora, devo anche ringraziare naturalmente la ditta ESMAC che ha fatto sì che questa macchina fosse nata anche grazie a noi tecnici, perché poi l'utilizzo viene fatto proprio da noi, da chi comunque ci lavora tutti i giorni. Perciò far sì che l'ingegnere, comunque chi progetta una macchina, è in collaborazione con chi lo utilizza tutti i giorni, penso che sia una cosa fondamentale. La ESMAC ha sempre cercato di collaborare in questa maniera. Questa macchina, che è uscita da qualche anno, diciamo già da qualche anno, ha utilizzato la chiusura con questa parte, diciamo, di plastica o comunque di un materiale particolare che potesse difendersi dalle polveri che ci sono all'interno dell'impastatrice. È una situazione CE, perciò a livello europeo questa regolamentazione era uscita già da anni. Diciamo la ESMA che è stata la prima che ha utilizzato questo metodo per chiudere all'esterno l'impastatrice, però ha fatto anche una cosa in più che poi abbiamo suggerito direttamente noi. Il problema di questa chiusura è che mantiene la pasta all'interno leggermente un po' più calda, perciò il fatto di farla anche con una doppia griglia ci dà la possibilità che dopo 2 minuti che l'impastatrice gira possa essere sollevata e far sì che ci sia solo la griglia come avveniva prima, far sì che poi, diciamo, il calore possa uscire fuori. Perciò ancora di più, diciamo, valorizza naturalmente tutta l'impastatrice, che ha anche una situazione meccanica di impasto che è superiore sicuramente a tutte le altre. Perciò qui stiamo parlando di una macchina, di un'azienda che ha lavorato veramente a 360 gradi dietro questo prodotto.